fare i nostri artisti. Eh sì, intanto più tardi sentiremo ancora brani legati a John Strada. John, però intanto ti volevo chiedere, dato che non l'abbiamo fatto prima, se ci puoi presentare brevemente i componenti di questa band. Assolutamente. Partiamo dalla batteria. Abbiamo il grande Alex Quocci, una botte vai. E Alex è anche batterista dell'altro mio gruppo elettrico. Dove quindi c'è l'anima rock e l'anima che stiamo vedendo in questa dalla in questo batteria, contesto, dal motore del ritmo che è Alex Quocci. Intanto colgo l'occasione per salutare Fosco e Fabio, che sono gli altri due componenti rocker che oggi sono un po' trascurati. E poi abbiamo al contrabbasso, abbiamo Antonio Torello, a questo magnifico strumento che lui suona molto bene. Tra l'altro, esatto, c'è uno strumento che non si vede abitualmente. Prima abbiamo parlato della fisarmonica, ma insomma anche in questo caso abbiamo sicuramente uno strumento un po' anomalo, diciamo, da vedere dal vivo. Assolutamente, molto, molto pregiato anche. Infatti ci pregiamo di questa presenza, molto ingombrante. Pregiato dice. Lui e pregiato lo strumento. Esatto, entrambi. Ecco. E poi nascosto da me abbiamo Zuppiroli Matteo alla chitarra, che è un nuovo acquisto e, come si vede, anche il più giovane del gruppo, ma non per questo il meno esperto. E poi passiamo a Miriam, che, come possiamo vedere, alza inequivocabilmente il livello estetico del gruppo. Miriam Mazzanti alla voce. Okay. E poi abbiamo alla fisarmonica e al pianoforte, però oggi non può deliziarci con quello strumento, abbiamo il buon Banzai, Gianmarco Banzi, detto Banzai, alla fisarmonica. Dunque, prima hai trattato temi sicuramente molto delicati, ecco, intanto ti volevo chiedere come nascono i temi dei tuoi CD, delle tue canzoni, e poi soprattutto che cosa vedremo esattamente nell'appuntamento di venerdì sera. Ma i temi sono svariati, in questo disco diciamo che è molto dunque le cose che mi hanno fatto pensare era in televisione, no? Vengono dati dei numeri: 150 immigrati arrivano a Lampedusa, 1500 arrivano di qua, arrivano di là, e danno dei numeri, e invece io volevo cercare di creare delle storie dietro queste persone, cioè dargli una dignità umana, non di numero, ma creare delle storie. Cioè, questi vengono da noi, alcuni li sentono come invasori, ma in realtà è perché dove abitano loro non sanno dove sbattere la testa, ecco, e quindi vengono a cercare fortuna qua. Però quello che volevo sapere, cioè, tu hai conosciuto alcuni di loro, comunque hai avuto la possibilità di conoscere una storia nel concreto, oppure non so, sono situazioni che tu racconti ma che non hai vissuto in prima persona? Dunque, io li vedo, parlo tutte le volte che arriva un ex comunitario alla porta, mi interessa sapere da dove viene, cosa fa, e quindi è questo il mio modo per conoscerli, diciamo. Poi leggo molto, e mi ha colpito molto un articolo di Fabrizio Gatti, uscito sull'Espresso un paio di anni fa, che parlava appunto di queste cose, di campi di immigrati che erano trattati piuttosto male, e lui si è finto proprio immigrato e poi ha riportato questa esperienza, che è stato molto molto toccante. Quello infatti mi ha ispirato un paio di canzoni. E quello, insomma, è, diciamo, stato quello che ha fatto scattare in te questa voglia di pubblicare questo CD che troviamo in circolazione in questi ultimi mesi, e che tra l'altro, appunto, ricordiamo ancora, venerdì sera sarà la Sala Estense. È stato difficile organizzare un evento del genere? Sì, direi di sì, anche se abbiamo avuto la fortuna di avere l'organizzazione dei Musica Ribelle, che è un'associazione di Ferrara, insieme a Sonica e al Clan, e il Clan del Mocio anche, che sponsorizza la serata, e ci hanno dato un grosso aiuto, anzi hanno fatto tutto loro praticamente, noi faremo la nostra parte venerdì. E sì, vorrei ricordare che nel CD che casualmente ho qua, guarda Miriam, questo è davvero strano, questa non l'avrei mai immaginato, non lo so, a volte le cose vedi come succedono. È vero. Vogliamo questo autografato, com'è? Lo vogliamo autografatto, però. Vabbè, certo. Dove no, tra l'altro, dai, posso raccontare l'episodio di prima perché è divertentissimo. Me ne ha portato una copia, non loro, comunque un amico comune qualche giorno fa in radio, però c'era un problema, che c'era la copertina all'interno del CD, era rimasto in macchina, e quindi non praticamente mi sono ritrovato senza. Comunque saluto Enrico e lo ringrazio nel caso per il gesto. Adesso avrò la possibilità di ascoltarlo in toto, però. Assolutamente, assolutamente. Okay. No, questo CD vuole essere più di un CD musicale, infatti all'interno c'è un libretto, questo,
Questo libretto che ospita insieme alle mie 10 canzoni, 10 racconti di Gianluca Morozzi, che è uno scrittore bolognese piuttosto affermato anche, e siamo amici da tanto tempo, e quindi gli ho proposto il progetto se gli andava di scrivere 10 racconti che si rifacessero le mie canzoni, e lui ci è stato con entusiasmo. E poi per ogni canzone e racconto c'è anche l'immagine, un'immagine, una fotografia dipinta di Andrea Sammaritani, che è un fotografo, non solo fotografo ma anche pittore, e quindi abbiamo cercato di unire le tre arti. E quindi un attore, Valerio Ghedini, durante i concerti recita alcuni di questi racconti, quindi abbiamo cercato di unire un po' musica e teatro. E inoltre ci sarà anche un video che proiettiamo, fatto da Federico Regoli, e verrà proiettato nella sala estense, quindi è una cosa un po' multimediale che cerca di unire più arti. È una cosa certamente nuova, insomma, abbastanza inusuale, insomma. Sì, credo di sì, che possa incuriosire certamente, insomma, il pubblico. Infatti mi auguro che molti verranno a vederlo. Cioè, l'avevamo supposto questo. Comunque venerdì 20 io trarrei la musica, se non ci sono altre notizie sportive. Vedo che purtroppo oggi abbiamo poco di che gioire. Volevo chiedere a John Strada, siccome ho visto che tra l'altro hai passato alcuni mesi della tua vita a New York, ecco, che esperienza è stata? Perché magari per chi non c'è mai stato sembra una cosa che debba arricchirti o debba comunque portarti conoscenze importanti che poi, sulle quali puoi lavorare, soprattutto credo chi fa musica, insomma, ecco. Sì, ho lavorato a New York per alcuni mesi, dove ero leggermente fuori, dove facevo l'insegnante di musica in una colonia estiva. Ed ero su una montagna che si chiamava Bear Mountains, che vuol dire montagna dell'orso. Speravo che il nome fosse fittizio, perché insomma. E però la cosa strana, come succede spesso in America, è in mezz'ora, cioè eravamo sopra una montagna, in mezz'ora eravamo in centro New York. E quindi passavo a New York tutti i fine settimana, dal venerdì al lunedì, ero libero in quel periodo, e lì provavo di suonare, sono riuscito anche a suonare in un paio di club. Ed è molto elettrizzante, perché c'è un'atmosfera in New York che è inutile, è fortissima, è elettricità pura. Poi viverci credo che abbia un po' di problemi, sia un po' di problemi di altro tipo. Però a un musicista può servire un'esperienza di quel genere? Servire come bagaglio, come bagaglio, sì, culturale, che ti porti dietro moltissimo, perché vedi, ti misuri con una realtà che è veramente frizzante. La cosa diversa è che qua, se non altro, se puoi fare il musicista e anche un'altra attività per riuscire ad andare avanti, là invece proprio fai il musicista oppure dopo finisci in strada. Quindi è per quello che sentiamo dire a volte la musica ha salvato la mia vita, perché è vero, se non fai quello poi ti dedichi completamente lì, ma se fallisci, come fanno, succede spesso, vai in strada, ecco. Però immagino che i posti dove sperimentarsi, cioè che sia più facile fare musica là che non... Sì, assolutamente, perché intanto le possibilità sono tante di più, e poi si riesce a suonare in posti attrezzati, belli, dove ti danno ascolto, e se vali hai più possibilità di emergere rispetto a qua, insomma. Ci penso che sia quella vetrina che poi, insomma, un po', non so se è un luogo comune oppure se è veramente così, dove può sempre capitare la persona che ti conosce, il contesto in cui ti fai appunto conoscere, vedere nel momento giusto, e quindi magari può avvenire qualche conoscenza particolare, visto che, insomma, sappiamo che New York è ricca di locali, è ricca di posti dove appunto tanti giovani emergenti vanno a farsi vedere, soprattutto. Certo, ma ci sono proprio dei locali dove è noto che circolano discografici e gente di questo tipo, e quindi andare a suonare in quei locali lì, sai che poi sarai possibilmente, insomma, se piaci, puoi essere avvicinato da qualcuno dell'ambiente. Il passaggio da 12 Morelli a New York penso che sia non da poco, eh? Sì, però alla fine ho scelto 12 Morelli. Ecco.